Salve a tutti, gente, benvenuti in un nuovo video. Sì, sono su GTA 5 online. È da non so quanto che ho fatto il primo e non ho più fatto un video che io online, quindi ho deciso di farlo. Ok, cominciamo questo video prendendo picchiando qualcuno, va? Perché come alcuni di voi sapranno, se voi picchiate i passanti, la vostra forza aumenta e anche la resistenza. Ok, adesso sono nei guai, quindi direi di fare una missione per Simeon. Sì, non ho cavolo. Quindi alla fuga! Quella, dai che la prendo! Dai che la prendo quella macchina bella bianca! Eccola qua. Fuori dalle balle, questa ora è mia. Alla fuga! Ah, cavolo, c'è uno online vicino a me. Spero che non mi spara, perché io non capisco la gente che ti spara così senza motivo. È proprio stupida. Ok, va bene per aumentare il livello, ma per quello sono le missioni. Oh cavolo, a quanto pare ho fatto incavolare qualcuno e ho una taglia sulla testa di nome mia. Tanto io sono troppo furbo per farmi ammazzare. Infatti una volta ho preso l'elicottero, sono andato al largo e sono fuggito. Anche poi uno mi stava inseguendo, anche lui con l'elicottero, e l'ho fatto finire in acqua. Bene. Ok, c'è qualche ora trovo qualche missione, ok? O altro. Allora vediamo un po'. Ma sì, dai, partita veloce. Una gara. Sì, facciamo una gara, dai. Da solo, in attesa. Sì, dai. Devo trovare una gara con qualcuno. Intanto vado a rapinare un negozio, perché a me piace rapinare, sapete? È il mio passatempo preferito. Non mi. C'è uno vicino che mi sa che mi vuole venire a riscuotere la taglia, credo. Sì, mi sa di sì. Sì. Allora, me la sguaio. Non mi prenderei mai vivo. Ho una missione. Proprio al momento giusto. Scusa, ma non mi prenderei mai. Missione attivata. E l'ho fregato. Alla faccia tua. Ok, di un bottone zero. Missioni. E comincio. Faccio da solo, sì. Perché tanto quando cerco di fare le missioni anche con i giocatori, la maggior parte di loro non accetta. Ruba le auto. Non è una novità. Però almeno facendo queste missioni facili, beh, la maggior parte, visto che la missione dove bisogna rubare come si chiama, il camper, ecco, quella è abbastanza difficile da fare perché poi il camper va lento, ma è la missione, sono riuscito a farla. Ozza, non l'avevo vista. Spero che la macchina che devo rubare, o le macchine, non siano in movimento. Minchia, che salto! Avete visto che salto? Poi contro la Lamborghini sono andato contro per fare questo salto. Ok, sono qua su, però spero di rubare solo un'auto.
Perché se devo avere un'auto e poi la porto là e poi devo ritornare a prendere l'altra, tanto vale che questa missione la facciamo in cooperativa, eh. Ok, sono solo parcheggiate. Bella fortuna. Ah, forse ho capito qual è questo. Mi sa che è la missione impossibile. Missione dico? Avete fatto una missione che le macchine erano dietro un cancello, numeratamente il codice per entrare e rubare le auto? Ecco, quel livello. Ma a quanto pare non è quel livello, questo, meno male. Infatti le auto sono qua. Vabbè, parcheggio qui. Oh oh. Sono un po' nei guai, eh. Ok, rubo un'auto. Vediamo, la gialla o la nera? Ma sì, la gialla, dai. Mi frego la gialla. Ah, no, aspetta, non è questa l'auto. È la nera e questa bellezza. Rubo questa che poi è veloce. Al concessionario! Scusi, devo requisirla! Non è stata registrata. La scombata qui è sempre schifosa. Oh no. Oh no, dai. Non mi fare questo adesso. Devo incassare i soldi. Mannaggia. Scusate un momento. Ok, raga, rieccomi qua. Purtroppo la missione ha avuto. Beh, aiuto, scusa. Dicevo, la missione che avete visto prima, purtroppo. Non c'è più. Perché ho dovuto rispegnere il Tinder Prey e reinserirmi in online. Adesso facendo questa missione qua con quello che avete visto prima. Il demolitore Roger per Gerald. Io questa missione non l'ho mai fatta, non so neanche cosa devo fare, quindi guardatevela e speriamo che non si brocca. Ma che mai vi è capitato che mentre giocavate si è broccato il gioco? Ditemi se è una cosa normale o è altro. Ditemelo, eh. Meno male che posso andare lontano. Vabbè, poi come avete visto la macchina non è più bianca col colore rosso, ma è gialla e nera, che è più bella. Ok, sono arrivato. Che si fa adesso? Ruba la coca. Ah, beh, perfetto. Lo devo rubare? Ok, questo qua lo investo. Vestendola all'auto. Muovete tutti per mano mia. Ok. Era un po' che non ho fatto queste missioni. Mi sono dimenticato il tasto per sparare. Beh, vediamo come si cava Leo Loppi. Però secondo me verrà ucciso anche lui. Poi la vita ce l'ha molto debole. Proprio poco. Però non se la cava tanto male. Io sono fuori allenamento. Però lui, dai, bravo. Lui è bravo. Però dico, 4 contro 1 non c'è molta. Beh, forza. Dai, vai, ammazzali. Vabbè, dai, esco. Esco dalla missione. Anzi, no, non esco perché a meno se lui fa la missione, poi guadagno lo guadagno anch'io. Quindi, guardiamo. Certo che andare da dietro la macchina e spararli non è che ci vuole molto, eh. Oh, finalmente, adesso scappa, usa la mia auto.
Meno male. Non mi sente, però almeno l'ho presa. Poi è bella veloce, quindi si mette anche poco. Vabbè, la prossima volta che c'è uno con livello più alto faccio una cosa. Lui li ammazza tutti, io prendo quello che devo prendere e me la sguaio. No, scherzo. L'aiuto. Beh, dai, consegna la coca. Con Gerard. Vittoria, missione complicata. Bene, anche io ho guadagnato la mia parte. Poi ricordate la taglia che avevo prima? Purtroppo mi hanno eliminato perché ero nel posto sbagliato al momento sbagliato. Poi uffa, non avevo neanche la macchina, ero a piedi, dico, a piedi chiunque può essere ammazzato facilmente, eh? Giusto? Ma chissà voi quanto è capitato. Ok, direi ora di fare, vediamo un po', gioco di strada, sopravvivenza, disputa spazzale affollata, no, non mi piace, sorpresa, serve come visto, il taglio, torpiti, no, va. Ma sì, dai, facciamo questo qua che mi consiglia lui. Magari è anche bella come missione. Ma ditemi una cosa, di chi voi ha fatto la scuola di volo, se qualcuno l'ha mai fatto. Ma... Oh, che bella questa canzone. Dicevo, chi di voi ha finito la scuola di volo? Ma alla fine ti serve qualcosa tipo, non so, un aereo personale o no? Fatemelo sapere questa cosa, perché io non lo so. Dico, è comodo avere un aereo tuo proprio. Invece di andarlo a rubare ogni volta. Quanto pare sono io contro di lui. Perfetto. Ho letto di che missione è, ma non ho capito proprio che cos'è. Ok, beh. Quanto pare non sono abbastanza a vicenda. Vabbè, l'aspetto qua all'angolo. Eccolo che viene, eccolo che viene. Però meglio magari prendere qualche arma e mi creare le spalle. Ora lontano. Merda. Cavolo. Per un solo momento mi aveva beccato. Volevo prendere il cecchino, però cavolo. Dov'è? Quel buio non vedo molto, eh. Vabbè, tanto che di là io me ne vado di qua. Devo prendere. Preso. Via. Bello, fucile pesante. Eccola. Tanto ti ho visto, cosa credi? Oh cavolo! Oh cavolina! No! Cavolo, mi ha fregato! Credevo che avesse fatto un colpo solo, così poi l'avrei beccato io.
Un bel colpo secco, ma mi ha fregato. Sì, lo so, questo round l'ho perso. Ah, ma si può andare anche dentro al negozio. Ma chi lo sapeva? Vabbè, è fortuna che io poi non ho scommesso niente. Prima regola online. In gare o in qualche altra cosa dove si deve scommettere, non si deve scommettere un cavolo. Beh, a meno che non si sia molto forti. In quel caso sì. Basta che non si scommette tutto. Ok, secondo round. Penso che potrei anche vestirlo con la macchina. No, mia. Con una mitragliatrice mi ammazzerebbe subito. No. Devo attaccarlo a distanza, molto a distanza. E mettere il cecchino per forza. Cosa bene. Un'altra arma, cecchino, da che per il cecchino, dove è il cecchino? Dov'è il cecchino? Cazzo, ma dov'è? Ok, ho preso il cecchino. Non è facile da qua. Devo cambiare angolazione. Bene, da qua, va bene. Eccolo. Sì, l'ho ammazzato! Con un cecchino professionista! E ora me ne vado al negozio a comprarmi qualcosa. Salve, tutto bene? Ho vinto! E ho fatto anche un'entrata alla grande dentro il negozio, no? Per me sì. Ok, siamo 1-1. Ok, adesso devo riprendere il cecchino e ammazzarlo un'altra volta. Visto che il cecchino è l'arma più letale a distanza. Bene, vai con il round finale. A meno che poi non ce ne siano altri. Ma. Non sono troppo grande con la maschera. È troppo bello. Ok. Allora, per il cecchino, devo prendere il cecchino. Sì, però. È fuori strada qua, rischio. Come? Rischiare fa parte del mestiere, come si dice. Dove cavolo è? Vuoi sapere poi chi cavolo ha pensato di metterlo qua? Dico, qua si è abbastanza allo scoperto. Eccolo. Ok, ho il cecchino. Oh cavolo! Mi sa che mi ha scoperto. No, non lo vedo. Oh cavolo, mi stai seguendo? Vabbè, però se vado a fare i camion non mi può vedere. Basta farmi vestire. Cola. No! Ah, è stata una pessima idea. Vabbè, aveva già capito tutto. E vabbè, almeno l'importante è aver guadagnato i soldi. Ho perso però con onore. Questo qua somiglia un pochino a Randy Orton. Solo un pochino, va. E vabbè. Beh ragazzi, direi che questo video di GTA Online
può finire qui. Quindi se i mini volete su GTA Online, basta solo dirmelo e ci vediamo al prossimo video. Quindi raga, ciao! E ricordate che videogiocare è una cosa seria.